Assessore Annetta Altobello, appena riconfermata in giunta per questo secondo esecutivo del sindaco Vincenzo Servalli, una nuova delega però lascia le attività produttive a favore delle politiche sociali. Una delega molto molto importante che ricopre tante fasce, tante diciamo, realtà. Io continuerò senza dubbio, anche con il suo supporto, l'assessore Antonella Garofalo, che ha lavorato benissimo in questi anni e quindi io confido molto in lei. All'inizio sicuramente collaboreremo insieme proprio per continuare i progetti che lei aveva avviato. È una delega totalmente nuova per me, completamente diversa da quella che avevo precedentemente, quindi c'è tanto da lavorare, ma io sono pronta appunto a mettere tutta me stessa. Ci tengo a ringraziare l'architetto Collazzo, il dirigente del mio ex assessorato alle attività produttive, tutto l'ufficio SUAP e un ringraziamento speciale alla dottoressa Zenna, che è stata una persona molto importante, sempre disponibile con me in qualsiasi momento. Io anche la notte la potevo chiamare, lei era sempre disponibile. Prima che io sapessi di essere nominata assessore alle politiche sociali, mi arrivò una telefonata dal dottor Enzo Prisco, il presidente dell'osservatorio, dicendomi che c'è tanto lavoro da fare insieme a loro. Mi disse: Annetta, ho una lista infinita di cose che dobbiamo fare. Ho detto: non ci sono problemi, inizierò anche questi incontri con l'osservatorio, con tutte le associazioni, appunto con il dirigente, con i funzionari con i quali appunto dovrò collaborare. Quindi sono pronta a lavorare. So che sarà dura, ma veramente ce la metterò tutta.